Di Natale Sanchez di nuovo assieme dal primo minuto. È la notizia che i tifosi dell'Udinese attendevano. Il tandem si ricompone dopo 5 settimane. Badù per lo squalificato Inler a centrocampo. Lazio con Zárate punta centrale, supportato da un trio di trequartisti formato da Gonzalez, Hernanes e Floccari. Arbitra Rizzoli. Hernanes prova a mettere in movimento Gonzalez. Pallone intercettato. Di Natale, l'uscita di Muslera. Non è finita la spinta di Sanchez. Inutile la conclusione in rete del cileno. Hernanes va via benissimo a Badù. Hernanes ancora, arriva al limite, prova al sinistro sul fondo. Grande giocata di Hernanes. 21esimo. Duello con Lichtsteiner. Sanchez. Parte Pinzi, è in posizione regolare. Pinzi si invola verso Muslera. Pinzi para Muslera e poi non riesce a ribadire in gol Di Natale. Occasionissima per l'Udinese. 24esimo. Isla anticipa anche Benatia. Sanchez di prima, Di Natale il controllo, la conclusione, il gol. Totò Di Natale, gol numero 27, Udinese in vantaggio, 35esimo. Posizione regolare di Natale per l'Udinese, rete numero 62, eguagliato al record del campionato 97-98. Ammonito Brocchi, era diffidato, salterà Lazio-Genoa. Sanchez vede l'inserimento di Isla, posizione regolare, Isla, Di Natale ed è il raddoppio. Totò Di Natale, ancora lui. Udinese 2, Lazio 0, 42esimo. È un gol da dividere in tre. Sanchez, Isla che parte in posizione regolare e poi Di Natale che è dietro la linea del pallone. Nella Lazio c'è Scaloni al posto di Garrido. La velocità di Armero mette in aria Isla di prima intenzione, la parata di Muslera. 7° minuto. 21esimo, Kozak per Hernanes e Rocchi per Floccari. Porta palla Matusalem, serve Rocchi. Rocchi in area di rigore, messo giù. Calcio di rigore, Angella su Rocchi appena entrato. E cartellino rosso per il difensore dell'Udinese. Cambia la partita, o potrebbe cambiare. Per Rizzoli è chiara occasione da gol quando Rocchi tenta di andare via ad Angela, anche se stava arrivando Armero. Dal dischetto Zárate, Parandanovic, conclusione centrale. È il 6° rigore parato da Andanovic in questo campionato. Guidolin deve equilibrare l'Udinese, allora fuori un attaccante Sanchez, dentro un difensore extra dall'esordio in Serie A. 26esimo, applauditissimo, esce Di Natale, al suo posto Corradi. Zárate, il cross, tutti a vuoto, gol! Il gol della Lazio, potrebbe essere stato Kozak, il gol di Kozak. 2-1, 31esimo. Zárate contro Pinzi, Zárate va a crossare, colpo di testa di Kozak, il palo, poi Ekstrand. Basso per Rocchi. Rocchi contro Ekstrand, altro traversone, Diaz di testa, il miracolo di Andanovic. Zárate ancora, altro traversone, colpo di testa di Diaz, arriva Rocchi. Occasionissima, palla sul fondo. Il fischio di Rizzoli, vince l'Udinese 2-1, 19esima vittoria stagionale, eguagliato il record del 97-98. È forse la vittoria più importante per la squadra di Guidolin.